che hai bisogno di me. Sono qui, per togliere tutto il tuo stress. Sono la bruja del relax. Da me vengono tanti che hanno bisogno di riattivare la propria energia. Il proprio chakra. Voi esseri umani lo chiamate. Allora, ti do un'occhiata sì. Effettivamente sento la tua energia molto molto spenta. Qualcuno prosciugato la positività dentro di te, ma non ti preoccupare, sei nel posto giusto. Io so come prendermi cura di te, so come far vibrare di nuovo la tua anima alla stessa frequenza di prima. Tu sai che siamo energia pura, in movimento, sempre in movimento. Anche quando sei così fermo e spossato, in realtà tu sei energia pura, energia viva, energia che occupa uno spazio, che preme, scalcia, sbatte, graffia per uscire fuori, per poter esprimere il proprio potenziale. Come questo antico pettine che mi fu donato dai miei antenati. Questo racchiude in sé tutta la loro energia, tutta la loro essenza. E quando lo tocco, la sua energia, la sua vibrazione vibra attraverso la mia e diventiamo un tutt'uno. Io e i miei antenati. Purtroppo non sei un caso disperato. Purtroppo per me, perché più un caso è disperato, più mi fa sentire viva. Non avere paura di me. Sono una creatura strana, sono confinata qui dall'alba dei tempi, ma non ti preoccupare. Grazie alla tua energia. Cosa?
Sì, tu sei l'ultimo essere umano che l'universo ha inviato qui nella mia prigione per darmi la possibilità di riscattare qualche anima. Chi sono? Ho tanti. Ma tu puoi chiamarmi Sol. Ora farò per te una preghiera, ok? Dopodiché andrò a liberare la tua energia. Molto bene, ora che la tua preghiera è andata a buon fine e gli spiriti mi hanno dato il permesso di agire, di fare questa pulizia energetica su di te, andrò per prima cosa a far vibrare le mie campane. Tu devi solo ascoltare e respirare, ok? Pensi di poterlo fare per me? Ascoltare, respirare, buttare fuori. Lascia che il suono delle campanelle penetri dentro la tua essenza, penetri quello che è lo scudo fisico che l'universo ti ha donato, ok? Quindi rilassati, rilassati, rilassati e ascolta. Sei pronto? Fai un respiro profondo. Lascia fluire, lascia fluire. Tutta l'energia negativa via, tu sei energia positiva. Tu sei amore, tu sei speranza.
tu sei un figlio dell'universo, un figlio della luce, e come tale il tuo posto è qui e la tua energia è positiva, è amore. Tu sei amore allo stato puro e devi dare amore. Lascia che l'energia e la vibrazione dell'amore ti riempiano. Lascia che l'amore diventi il tuo pane, la tua energia, la tua aria e vedrai che tutto sarà più bello. E ora, tesoro mio, ora che ti ho prepanato con le mie dolci campanelle, ora la tua vibrazione la sento, la posso percepire, c'è un'aurea fantastica qui intorno a me, un'aurea scomposta, un'aurea carica, ma scarica allo stesso tempo. Sei pronto per il tuo nuovo inizio. Ora, per favore, ho bisogno di chiederti di sederti qui con me, poiché il suono che andrai ad ascoltare adesso è un suono molto, molto potente, che andrà a riequilibrare, a far rivibrare tutte le tue cellule, tutta la tua anima, per farti sentire più leggero, più calmo, più rilassato, più te, per togliere il negativo te, il cattivo te, e lasciare solo la tua vera essenza, quello che sei. Sei pronto? Allora, siediti. Grazie per esserti seduto qui con me. Ora, anima pura, anima bella, che non sei altro, andrò a far risuonare questa campana per te. Questa campana contiene in sé tutta l'energia creatrice del mondo. Contiene in sé tutto l'amore del mondo e quindi, vibrando per te, andrà a riequilibrarti e a riempirti di amore. Sei pronto? Thank you.
ora abbiamo dato una prima scossa a quella che è la tua energia esterna. Diamo la seconda scossa. Come ti è sembrato? Lo so, è una frequenza che tocca l'anima, vero? Ti senti più leggera, più in vibrazione con il tutto, con l'universo, non credi? Bene. L'utilizzo di questa campana non può essere troppo prolungato, però, poiché mi è stata donata e forgiata da mani molto sapienti, posso dire, e ha bisogno di essere trattata e maneggiata con tanta, tanta, tanta cura. Ma non ti preoccupare, questo è solo un assaggio per il momento. Io e te ci rivedremo sicuramente. Ora, mio caro, sei pronto per andare? Sì, stasera è stato giusto un assaggio di quello che potrebbe essere. E inoltre trovo la tua energia decisamente più pulita, più armoniosa, più amorosa. Tu come ti senti, caro? Benissimo, tesoro. Io ti auguro un buon sonno, ma soprattutto ti auguro di amare e di essere amato. Non smettere mai di amare, né di aprire il tuo cuore.